Sant'Agnese, il suo nome è predizione del martirio. Il nome Agnese è di origine orientale e vuol dire casta. Come scrisse Sant'Ambrogio, sembra non esserle venuto da scelta umana, ma essere predizione del martirio, un annuncio di ciò che ella doveva essere. La santa nacque a Roma da genitori cristiani che appartenevano a un'illustre famiglia patrizia. Nel III secolo, giovanissima, decise di consacrare a Dio la sua verginità. Quando era dodicenne, scoppiò una persecuzione contro i cristiani e molti fedeli si abbandonavano alla defezione. Agnese però rimase fedele a Cristo e gli sacrificò la sua giovane vita. Fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, che si era invaghito di lei e che lei aveva respinto per mantenere fede al suo voto di verginità. Fu esposta nuda al circo agonale nei pressi dell'attuale piazza Navona. Un uomo cercò di avvicinarla, ma morì prima di poterla sfiorare. Il giudice le disse: «Crederò a te e al tuo Dio se risusciterai quest'uomo morto per causa tua». Agnese pregò e il defunto risorse. Leggiamo nella Passio che il giudice, di fronte a questo prodigio, esclamò: «Grande è il Dio dei cristiani». Sembrava che ormai la fanciulla potesse continuare a vivere. Dopo alcuni giorni, però, fu accusata di stregoneria. Venne gettata nel fuoco e questo si spense per le sue preghiere. Fu allora trafitta con un colpo di spada alla gola, come si uccidevano gli agnelli. Per questo nell'iconografia la vediamo raffigurata spesso con un agnello o una pecorella, simboli del sacrificio e del candore. A lode di Dio.